Ecco, dammi lì. Una cappella vale le stesse azioni. Bene? Ok? Questo fuoco sta io. Bene, allora iniziamo con fede e devozione di Santa Lucis. Quest'anno abbiamo la grazia che mi arricchita ancora di più dalla presenza dei nostri ragazzi ed è bello che stanno qui con tutta la loro esuberanza, bisogna portare pazienza, ok, altrimenti siamo noi e lungo, invece la casa è viva, quindi viva Dio e preghiamo per questo affinché il Signore possa entrare nei loro cuori e attraverso la contemplazione della croce di Gesù tutti quanti che possiamo sentirci amati e volti bene. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con quanti vivono nelle necessità e nel bisogno,
a imitazione di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Che cosa è l'amore? Quante volte ce lo domandiamo e rispondiamo alla sofferenza. La croce è la vita della santità. Non è la sofferenza in sé che ci santifica, ma il mondo in cui lo abitiamo. La croce è amare fino a dare la vita, come Cristo crocifisso. E questa è la forma migliore dell'amore. Noi tutti dovremmo capire che ciò che ci salva è imparare un amore così. La forma dell'amore che si santifica Gesù Cristo. Gesù Cristo è la forma dell'amore cristiano. Quando noi pensiamo che cosa significa amare, in sostanza stiamo pensando come forma unica e imprescindibile, come Cristo, come quella di Cristo. Che cosa è l'amore? Togliersi dal centro e mettere al centro l'altro. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Poi proseguirono tutti e due insieme.
consapevole di quanto andava a finire e cosa gli aspettava. Isacco era desiderio. Si è fidato delle parole del padre, che gli ha chiesto di fare un sacrificio insieme con lui. Isacco non sapeva che doveva essere lui stesso la vittima sacrificale. Tu sì, Gesù, conoscevi bene la strada da seguire e a cosa ti avrebbe condotto. Hai seguito fino alla fine la volontà di tuo padre e ti sei offerto per noi. Tu hai scelto di portare la croce per lasciarci l'esempio di una totale obbedienza al Padre. La regna di Isacco e la croce di Cristo sono l'esempio delle croci quotidiane con cui facciamo esperienza ogni giorno. Le croci della sofferenza fisica che affliggono le nostre famiglie e quelle del giudizio affrettato e che spesso non fa scusi. La croce è il segno che Dio scende sulla terra e vede in uomo che possa anche il cielo. La croce è aprire le braccia a Dio e agli uomini per vivere l'universale fraternità. Questo è il segno del regno. Ma a quale prezzo? Vogliamo accoglierti, o Croce Santa, seguendo te possiamo finalmente dimostrare in modo efficace l'amore di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Senti, Dio, Madre Santa, presso
Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone mi benedisse e Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada per vincere l'altra, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Non può avere parlato, fuori di questi giudizi, Gesù parte, pensandoci tra un personale e un giusto. Gesù meravigliò, ed è tempo, meraviglia in là, nello sguardo della madre, quindi di ogni figlio, e forse rilanciarsi. Poi il compagno di Teologia, l'amore di questo punto, il mistero, e sì, per tutti i suoi amori di Maria, tanto, la tua, accoglie e rinnovi il suo essere, sempre da un verso, paese di una cucina di sapere, ma che sei cantato. Non perde tempo, non si lascia a corrompere nei giudizi umani. Sia la forza, la disperazione che è il primo, mi rigidisce, non teme mente di camminare. E il tempo di seguire e accompagnare in silenzio il figlio delle sue umiliazioni. Non ha letto, ma che voleva portare potere di agire a tante realtà. Ma decide di adorare uno strumento della carità, Maria, sia carità, carità e di venuti figli, anche la impiegata di quel Cristo, che chiama Signore, occhi penetrati, come quello di Maria, capace di esponere e alzarsi quando aprono i suoi figli che perdono di giudizio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Possibilità per cominciare.
sia santificato il nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal libro delle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce, ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha teso nella polvere, mi ha steso nella polvere. Poco prima un po' di conforto, poco dopo un'altra caduta. Si cade, un verbo che si coniuga perfettamente con la natura umana. Gesù cade per la seconda volta sotto la croce, perché le difese fisiche sono ormai abbassate.
scriveva il cardinale Barthois, è proprio la consapevolezza della nostra fragilità a mantenerci autentici discepoli di Cristo, atti ad operare nel cuore della Chiesa un costante rinnovamento. Possiamo perdonarci una caduta, uno sbaglio, un peccato, ma subito ci proponiamo che non succeda più. Cadere una seconda volta ci delude. Gesù cade sotto la croce. Noi cadiamo nel cercare. In errori che da tempo pensavamo di aver superato. Il peso della delusione, della depressione, delle pretese eccessive. La nostra arroganza, la nostra violenza, le nostre ingiustizie pesano. Pesano sul nostro corpo e sul corpo di Cristo. Pesano, e Cristo cade ancora per sollevarci e sollevarci dal peso insopportabile del nostro peccato. Cade, per rialzare l'uomo. Cade, affinché noi ci rialziamo. Ogni caduta sotto la croce è impregnata di tutto il contenuto del mistero divino della redenzione. A volte però è la stessa croce che ci fa cadere. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma ricordarci da Padre. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal libro delle Lamentazioni. È bene per l'uomo portare il gioco fin dalla giovinezza. Siede con costui in solitario e resta in silenzio, perché egli gliel'ha imposto. Cacci nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Orga a chi lo percuote la sua faccia. Si sazi di umiliazione, poiché il Signore non ricetta mai, ma si affligge e avrà anche pietà, secondo la sua grande misericordia. Gesù cade sotto il peso della sua croce, non cade solo una, ma tre volte. Cade sotto gli occhi dei curiosi, che deridono della sua debolezza, ma facendo così svuota l'idolo della forza e del corpo perfetto. Nascondere le proprie debolezze è gente, le vostra fatica, svuotandoci a volte la forza di vivere. Le cadute di Gesù diventano un richiamo per tutti noi, a saper riconoscere le proprie fragilità e debolezze. Senza nasconderci agli altri, Gesù cade per la terza volta, e per la terza volta si rialza in piedi, non rimane a terra. La sofferenza di questa terza caduta di Gesù deve essere anche la nostra, come segno di corresponsabilità verso le nostre e le altre sofferenze, perché nessuno è sufficiente a se stesso, nessuno basta a se stesso. L'ora di Gesù è vicina, anzi è giunta. E noi chiamate a seguirlo anche in onore della croce e della debolezza della caduta. A cosa siamo disposti? Il Signore può davvero affrontare su di noi? Padre nostro, sei in cielo, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Dal Vangelo di Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e fecero quattro panni. Uno per ciascun soldato e la tunica. Ma quella tunica era senza cinture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima al fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo la sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che diceva: si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato le sorte. E i soldati fecero così. Una delle conseguenze di lottare contro il pensiero e distruttivo da parte di miei figli di costruire la veste. La veste è simbolo di identità, l'identità delle condizioni di una persona. Spogliando il figlio degli suoi denti, poi è chiaro il tentativo da parte degli uomini, quindi lo tutti non riconoscono come funziona. E al piacere con lui che è capace di parlare il senso del mondo che mettono in crisi ideali e sistemi orientati al male. Ma Gesù non si oppone, lascia che anche questo gesto si compia nella sua vita. Anche oggi, quando quanti nostri fratelli e sorelle sono spogliati dalla loro vita, dei loro desideri di vita, dei progetti di bene che costruiscono il cuore.
occhiali c'è un grido terribile. A cui non si dà bocca. Io mi manchi. Un cuore pieno di te è capace di riconoscere l'altro. Perché è molto di leggere e capito dagli altri. Un cuore non è cillato, continua a sbagliare gli altri con la mente, affettate e con gli odizi che si alzano, ma l'amore di Dio è più grande del male dell'uomo. Annuncia giustizia e chiama salvezza. La veste che uscì da tutto in un pezzo, allora ci guida a lasciare ricomporre da Dio e orientare la nostra vita da bene. E per dove? Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Venga a te, sia fatta la tua volontà come in cielo così. Dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Fa che il tuo materno affetto per tuo figlio benedetto si commuova in fiamme il tuo. Gesù è inclinato la croce. E adoriamo Cristo e ti benediciamo. Come anche noi rimettiamo i nostri debiti.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte. E lì è difficile, ma si abbandona, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiami Elia. Uno corse a inerpare, gli accese una spugna e portandola sulla canna, gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia. E dai a toglierla dalla croce, ma Gesù, tanto porto libero, dirà. Ormai mi si è raggiunto al suo equivoco. Gesù in Nazareno, che aveva affascinato le genti dal suo modo di farsi prossimo, giace ora morto, inchiodato sul letto. La sua morte appare come il fallimento pubblico della sua causa e come la sua sconfessione religiosa. Con lui sulla croce muoiono le attese e le speranze dei discepoli che avevano lasciato tutto per seguire, i desideri di coloro che avevano sposato la sua causa. Il male sembrava trionfare sul bene, la luce sulle tenebre, la menzogna sulla verità. Le stesse ultime parole di Gesù provocano una reale certezza. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Padre sembra avere un mento smentito, smentito colui che si dichiarava suo figlio. Anche nella nostra vita di fede e nella vita delle nostre comunità possiamo sperimentare il silenzio di Dio, l'angoscia e la desolazione di sentirci abbandonati. Le parole che egli pronuncia sono di grida di dolore e di smarrimento, ma parimenti suppliche per false speranze. Egli non è disperato, ma l'abbandonato, cioè colui che si abbandona fiducioso in Dio. E i nostri rammari quotidiani, sia punto di coraggio, sia questo il nostro coraggioso atto di fede. Abbandonarsi fiduciosamente nelle mani del Padre e contemplare come Egli si manifesti proprio laddove sembra essere definitivamente sconfitto e assente. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il nome, venga il tuo sia fatta la tua volontà, come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma la libera città. Amen. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. E
ancora lì, sulla croce, un uomo in carne ed ossa, con le facilità e con le paure. Quanto hai sofferto? È una scena insostenibile, forse proprio perché in crisi di umanità. E questa è la parola chiave, la cifra del tuo cammino, costellata di sofferenza e di fatica. Proprio quell'umanità che spesso dimentichiamo di riconoscere in noi stessi e negli altri. Troppo presi da una vita che spinge sulla cerebra, ciechi e sordi di fronte alle difficoltà e al dolore altrui. Ora Gesù è deposto dalla croce, puntuali ad accoglierlo, vi sono le braccia di sua madre. Dopo aver assaporato fino in fondo la solitudine della morte, subito Gesù ritrova nel suo corpo pesante, il più forte e più dolce dei suoi cani madri, il calore dell'affetto di sua madre. Ricordando che Maria, la vittima della croce, è diventata madre anche di ciascuno di noi. Le chiediamo di mettere nel nostro cuore i sentimenti che la uniscono a Gesù. Per essere veramente cristiani, infatti, per poter seguire davvero Gesù, bisogna essere legati a Lui, con tutto quello che c'è dentro di noi, la mente, la volontà, il cuore, le nostre piccole e grandi scelte quotidiane. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Essi presero loro il corpo di Gesù e lo porsero nel ventre insieme alla parola e alla romantici, come è usato la seppellire per i giudei. Pure nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora colto. Là dunque deposto di Gesù, a motivo della preparazione dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Tutto sembrava finito, il Cristo, il Messia, il Re che si è ancora in sepolcro, migliorato a un vivo, cambiando la speranza. Nonostante la paura, nonostante la sofferenza, non è stata paura della croce, l'accettava, l'ha portata, l'ha abbracciata. Egli non sceglie di abbandonare la croce, ma solo una volta che tutto è compiuto, viene strappato da essa. Chi rimane sulla croce uccide, chi da essa discende muore. Egli rimane sulla croce. Una volta conclude il vero sacrificio, è posto in un sepolcro. Sepolcro che non significa bene. Confusione, ma germe come portava di nuova. Sigillare il sepolcro del nostro uomo vecchio vuole fine al nostro egoismo, dare sepoltura ai nostri locali e fondamentale da vivere e testimoniare una fede continuamente evangelica per essere uomini e uomini che vivono in Cristo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Il cammello a vincere, Santa Madre.
finale di ringraziamento. Ancora una volta vogliamo soffermarci su uno dei tanti insegnamenti che ci dà la Via Crucis. Questo Gesù che non ha paura di manifestarsi al mondo nella sua fragilità, nella sua debolezza, in quello che lui è come uomo. Veramente il suo atteggiamento dovrebbe dare in senso buono, uno schiaffo morale ad un mondo e ad una società che vuole dare l'impressione di quello che non è. Oggi è troppo comoda la via di presentarsi agli altri per quello che non siamo, per quello che non si è. Allora volontariamente si scegliono di indossare maschere, volontariamente si sceglie di non aprirsi, di non condividere un dolore, di non condividere un problema che uno ha dentro. Volontariamente ci ritagliamo le nostre torrette di ardente sicurezza che cadono alla prima volta di dentro. Invece Gesù si lascia vedere così com'è. È il figlio di Dio che si lascia vedere come un uomo. E qualcuno ha detto che Gesù su quella croce ha fatto finta di soffrire e di morire. Non c'è sciocchezza grande quanto il sole. Gesù su quella croce è sofferto come un uomo. E la sofferenza più forte di colui che pende dalla croce non è solo per il dolore dei chiodi, ma è anche una sofferenza psicologica. L'essere stato lasciato solo dagli amici, da coloro che gli avevano girato fedeltà fino alla fine, coloro che l'avevano accolto qualche giorno prima, adesso sono i primi che lo condannano e lo cacciano fuori. Quante sofferenze psicologiche. Allora questo dovrebbe interrogarci molto, a volte sulle sofferenze psicologiche che spesso infliggiamo sugli altri. Il nostro modo di guardare gli altri, le parole che rivolgiamo agli altri, vediamo questo. Fratelli e sorelle, stiamo attenti alle parole che diciamo, perché una parola può edificare, una parola può distruggere. Gli atteggiamenti che a volte assumiamo, atteggiamenti di scostanza, ovvero facciamo capire all'altro che non lo vogliamo vedere, che vogliamo prendere le distanze, questo è brutto. Può essere anche un po' più giovane di me, ma è brutto. E questo uccide l'altro, ammazza. Ma anche all'interno della comunità, quante rivalità, quante paroline spesso dette sotto i baffi di nascosto, quante etichette mettiamo sugli altri. E questo dovrebbe interrogarci come comunità, come cristiani, come uomini e come donne. Dove stiamo camminando? Come stiamo camminando? Perché, come diceva qualcuno, abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani. La Chiesa c'è, forse dobbiamo iniziare a formare nuovi cristiani, cristiani uomini, non i cristiani che volano 30 metri sopra il cielo. Questi non sono cristiani reali, perché posso picchiarmi il petto come voglio davanti a Dio, ma essere un boia per il mio fratello, per il mio prossimo. E allora che la croce possa aiutarci a dare valore alla nostra umanità, a farla diventare un capolavoro, così come le sofferenze di Cristo, le piaghe di Gesù, il suo sangue, ecco, sono stati come tanti colori messi su una tavolozza, e questa tavolozza è quel profumo, è il profumo, chiedo scusa, di un capolavoro dell'umanità che si lascia vedere così come si è, fragile, sofferente, ma si ama sino alla fine, sino al dono della vita. E questa cattedra possa continuare ad insegnarci tante cose di cui veramente abbiamo bisogno. Non cattolici, come disse Don Maurizio qualche sera fa nelle catechesi, ma qui non vedo tanti,
cristiani, seguaci di Gesù, prendiamo esempio da nostro sposo, da nostro amato. Recitiamo insieme la preghiera. Signore Gesù, su questa nostra terra è stata piantata la tua croce, rifiutato dalle folle, abbandonato dai nemici, confuso con i criminali, spogliato dalla tua dignità, torturato nel corpo e nell'anima, tu ci hai steso fino in fondo nell'acqua della sofferenza e della nuda mente, là dove sembra che anche Dio sia lontano. Le tue braccia, inchiodate alla croce, restano aperte per accogliere tutti. Le tue braccia, la tua bocca conferisce solo parole di perdono e promesse di felicità. Signore Gesù, la tua storia è continua, davanti a te e a tutti i crocifissi del mondo. Dopo l'ultimo colpo di lancia, noi ti imploriamo per tutti i tuoi. Apri una breccia nei nostri cuori, perché nei volti sfigurati e gli oppressi riconosciamo le tue sembianze, per poterci riconoscere tutti fratelli, credenti dal tuo sangue, santificati dallo Spirito, amati dal Padre. Amen. Adesso il sacerdote ci benedice con la croce, dopo mi raccomando gli schemi di preghiera di consegnare in sacristia, e confidiamo. Facciamoci a posto e invitiamo anche a vivere questo momento insieme di preghiera, di meditazione e di riflessione. Il Signore sia con voi. E con il Spirito. Per la potenza e la forza della croce di nostro Signore Gesù Cristo, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore e alla lettera. Prosim, Lord, Lord, Lord.